È una via che era parecchio dissestata, è una via molto trafficata, ricordiamo nel periodo scolastico transitano qui migliaia di veicoli, di genitori che accompagnano i bambini, ma anche la linea di Pullman, quindi è sicuramente un intervento molto, molto importante che cercheremo poi nei mesi successivi di continuare, insomma, i lavori anche per tutto il tratto. Il lavoro nasce da un appalto che avevamo in corso e nasce anche dall'esigenza, io dico, ecco, dei cittadini che, ripeto, avevano fatto diverse richieste. Ripeto, noi cerchiamo di accontentare tutti nella misura in cui ci possono essere le risorse disponibili. Chiaramente proseguiremo con interventi a Macchitella, la rotatoria anche di via Borsellino. Il lavoro che era stato fatto in precedenza, la S, siamo andati a recuperare delle risorse economiche per completare questi altri lavori. Aggiungo che prossimamente faremo anche, diciamo, la gara sarà espletata entro il prossimo mese, lavori in via Butera, anche l'altro ingresso, diciamo, a nord della città, e via San Valentino, quindi due ingressi, agli altri due ingressi principali della città saranno anche qui riqualificati con scarifica e asfalto, e così, diciamo, avremo completato, ecco, tutti gli ingressi del circuito cittadino.